Buongiorno a tutti e benvenuti su investire.biz, ben ritrovati alla consueta rubrica Caffè Mercati. Un saluto come sempre da Riccardo Zago. Interessantissimo articolo, voglio subito farlo notare. Tutti divisi sulla BCE, analisti e funzionari. Un bellissimo articolo di Rossana, vi invito alla lettura. Vi ricordo che oggi, mercoledì 11 settembre, abbiamo il trading live in mia compagnia dalle ore 16 alle ore 17. Quindi non andrò a dilungarmi moltissimo su questa videoanalisi perché oggi ne vedremo molti di strumenti. Andiamo allora a vedere questi strumenti più interessanti. Al momento USD/Yen siamo posizionati short da 107, quindi siamo in sofferenza. Abbiamo qualche operazione in sofferenza, vediamo le chiusure di oggi se possono, poi andremo a chiudere i vari trade oppure se potremo rimanere in posizione. Comunque al momento siamo short da 107 su USD/Yen. Oggi valuterò di chiudere la posizione, ok? Però attendo come sempre la chiusura. I prezzi stanno testando l'Akumo che potrebbe funzionare da resistenza. Se però oggi il prezzo chiuderà al di sopra del livello di 107,50 andrò a chiudere la mia posizione short che avevo aperto qualche giorno fa. Andiamo avanti a UDNZD, anche qui siamo short più o meno da questa zona, poco più in basso, anche qui sto soffrendo ma veramente di poco. Attendo che cosa per uscire? Beh, la chiusura dei prezzi sopra questa zona di massimi. Perché? Perché a mio avviso qui c'è una buona resistenza e quindi al momento potrebbe essere interessante shortare, quindi da questi livelli, avendo comunque uno stop abbastanza stretto, quindi con una chiusura dei prezzi al di sopra del livello di 1,71,10, 1,71. Scusatemi. Primo target, cosa abbiamo qui? I minimi, questi due minimi qui, 1,063, 1,064, poi vorrei lasciar correre fino a 1,054, però intanto vediamo come si comporteranno quest'oggi sulla resistenza. Continuiamo con EURGBP. Ieri ho chiuso, come avevo detto, definitivamente la mia posizione. Il prezzo continua ad attaccare questa zona di minimi. Sarà interessante capire se verrà rotta con forza al ribasso o meno. La rottura al ribasso confermerebbe quello che è un trend ribassista che si è formato intorno al 10 di agosto. Una buona rottura qua, poi se ci sarà una buona rottura, io che cosa andrò a fare? Andrò ad impostare un ordine pendente proprio sul livello di 0,89, quindi attenderò il ritracciamento per poi posizionarmi al ribasso. Andiamo però avanti perché sono entrato long sul gold. Siamo entrati long sul gold, vi ricordo che questa era una zona che stavamo tenendo d'occhio da diverso tempo. Siamo posizionati quindi ora al rialzo. Se ci sarà un'altra candela rossa come quella di ieri, andrò a chiudere la posizione e magari valuterò di riaprirla più in basso in area 1470. 1465. Comunque oggi al trading live vedremo tutto nel dettaglio. Chiudiamo con euro dollaro, siamo short, continuiamo ad esserlo anche quest'oggi. Si può tranquillamente entrare perché insomma la mia view è ancora valida, short su euro dollaro da questi livelli con stop sopra 1,1083. Ci vediamo oggi quindi al trading live, dove faremo anche del trading intraday o comunque un po' di scalping anche sul DAX se il mercato ce lo permette. Quindi io vi auguro una buona giornata e un buon trading a tutti.